ora. Allora, ospedale Sant'Anna, presidio multiservizi, da 7 anni il contratto non viene rinnovato. Quali sono i problemi principali che vivono queste lavoratrici che hanno dato una mano importantissima sempre e soprattutto nel periodo Covid? Allora, sì, come hai detto tu, sono ben 7 anni che non viene rinnovato il contratto, quindi non 7 giorni, non 7 mesi, ma bensì 7 anni. Sono lavoratrici e lavoratori che si occupano della sanificazione, dei trasporti, delle mense, delle biblioteche, quindi degli ospedali. Abbiamo scelto appunto l'ospedale Sant'Anna perché a parte il numero di lavoratrici e di lavoratori impegnati nel settore, sono oltre 240, nel periodo della prima ondata pandemica si sono trovate a dover fare turni di 12-13 ore al giorno, saltare i riposi, a fronte comunque di un'assunzione di responsabilità per permettere a tutti di poter usufruire dei servizi sanitari a pari di medici e infermieri. Quello che chiediamo noi è che anche le associazioni datoriali si assumano le stesse responsabilità, quindi si siedono al tavolo della trattativa per rinnovare questo contratto che fermo da troppo tempo, che vede stipendi troppo bassi, part-time involontari, non vede tutele nei cambi appalto, quando a fronte di un nuovo capitolato queste lavoratrici e questi lavoratori si vedono ridurre ogni volta le ore lavorative, e quindi già che parliamo di part-time volontari parliamo proprio davvero di poche ore, di poco reddito che non permette una vita dignitosa. Ecco, sono 240 solo a Sant'Anna, sono circa 2000 in tutta la provincia. Per capirci, sono in gran parte lavoratrici, sono mamme, hanno dei figli a carico, sì, quindi... Io ho qua delle lavoratrici, ovviamente donne, mamme, con situazioni molto particolari a casa, che hanno lavorato nei reparti Covid e che quindi hanno avuto paura, come l'abbiamo avuta tutti, ancora di più, perché magari facevano queste 8 ore nel reparto Covid, poi andavano a casa avendo paura di essere in qualche modo infette nei confronti dei loro familiari, quindi hanno lavorato sempre, non si sono mai tirate indietro, e chiediamo anche all'associazione non tirarsi indietro.